Cari amici bianconeri, ciao da Simone Absim. Insomma, non se ne può più, la Juve ha perso contro il Barcellona, ma ci rendiamo conto, il Milan ha vinto 4-0 contro il Bayern Monaco. Sono già campioni d'Europa, ma dove andiamo? Poi ragazzi, Allegri perde sempre le finali, ma come dobbiamo fare? E perde tutte le partite importanti. Poi fa andare via i giocatori, ma quando lo cacciamo? Cioè basta, Allegri vattene, non se ne può più. La squadra veramente sta andando a rotoli, si sta sgretolando. Vabbè. Lo sapevate che stavo scherzando tanto, è inutile, lo scherzo è bello quando dura poco, però è vero, abbiamo perso, la Juventus ha perso la prima partita stagionale, la prima amichevole stagionale contro il Barcellona, stanotte. Io onestamente non ho visto tutta la partita, il secondo tempo sì, l'ho visto tutto, ho recuperato qualche immagine del primo tempo perché ragazzi è la Juve, è sempre la Juve. Però tornare a casa a mezzanotte del sabato sera per guardare la Juve con il caldo che fa, che la sera è l'unico momento in cui ci si rinfresca un po', l'ho trovato un po' troppo, insomma. Invece mi sono trovato a riuscire a vedere dall'una in poi il secondo tempo. E ovviamente premetto le amichevoli estive, qualsiasi, che sia la prima, la seconda, non possono essere analizzate veramente. Si può dire ben poco, infatti non ha proprio senso fare né un'analisi della partita in sé né dei giocatori, dei singoli giocatori e neanche del risultato, ovviamente, ma vallo a spiegare ai milanisti che adesso pensano di essere la squadra più forte d'Europa, vabbè. Però vanno dette un paio di riflessioni su questo Juventus-Barcellona 1-2 le volevo fare, vabbè, a parte che Neymar, i due gol di Neymar praticamente se li è inventati totalmente, nel senso che potevi stare benissimo fisicamente, ma onestamente te l'avrebbe fatto lo stesso perché sono veramente due gol di pregevole fattura, come si diceva un tempo, e quindi vabbè, ci sta. Però il Barcellona non è che di suo ha fatto vedere altre grandissime cose, anzi, la partita è stata piuttosto equilibrata per quello che ho visto io. Due cose: la Juventus mi è sembrata abbastanza bene, stare abbastanza bene fisicamente, molta reattività, molto dinamismo, soprattutto nell'aggredire la palla e nel recuperare palla, quindi una certa rapidità nel breve. E poi ho visto anche una certa determinazione, una certa grinta dal punto di vista quindi mentale, che ha portato a fare anche delle giocate un pochino più coraggiose in fase offensiva, fraseggi un po' più, come devo dire, efficaci, se vogliamo, rispetto a quello che abbiamo visto. Insomma, ripeto, è inutile fare analisi. Però sono contento di aver visto l'esordio di Szczęsny che ha fatto delle belle parate, delle belle uscite, De Sciglio che ha fatto degli ottimi recuperi difensivi e Douglas Costa che ragazzi quando corre è una cosa, ma chi è Bolt a confronto? È una cosa incredibile, cioè se lo mangia il campo quando corre e ha dialogato tra l'altro benissimo con Dybala e con Alexandro, quindi ragazzi sulla sinistra quest'anno ne vediamo delle belle insomma. Poi, però, questo video in realtà era su un altro argomento, come leggete dal titolo, è su Rolando Mandragora. Ragazzi, Rolando Mandragora è un gioiello, io lo penso da tempo. Purtroppo si è fatto due infortuni, altrimenti lo avremmo utilizzato già da più tempo. Invece l'abbiamo dovuto aspettare tanto e lo ho visto già giocare, già il suo esordio nella scorsa stagione mi è piaciuto tantissimo, però gioco da centrocampista. Ora la notizia è questa, è che Max Allegri lo ha impiegato ieri, stanotte, contro il Barcellona, difensore centrale. Ragazzi, nessuno ci aveva pensato, giornalisti, opinionisti, tifosi, nessuno ci aveva pensato. Quando si è andato Bonucci una settimana fa, tutti a dire la Juve prende Manolas, la Juve prende De Vrij, la Juve non prende nessuno, restiamo a 4. No, non siamo 4. Sono 5 difensori centrali quest'anno, perché c'è Rolando Mandragora, che Allegri probabilmente inventerà difensore centrale. In realtà è un ruolo che Mandragora può già fare, perché Mandragora è un mediano, è un centrale, cioè gioca dalla mediana e poi anche centrocampista centrale, può fare anche il difensore centrale. Non è il suo ruolo principale, perché appunto viene presentato anche in rosa come centrocampista, ma ragazzi, se Allegri inventa Mandragora difensore centrale, ma chi è Bonucci? Cioè tra poco cominciamo, tra molto poco, iniziamo a dire Bonucci chi? Sul serio, perché analizziamo, Mandragora è un giocatore molto tecnico, molto elegante. Il fisico è molto alto, quindi da un punto di vista ecco, dello scatto del breve non è un Benatia sicuramente che copre molto meglio la distanza tra l'attacco
avversario e la porta quando serve, quindi molto più utile ad esempio Benatia quando appunto hai avversari veloci. Poi sicuramente Mandragora avrà tantissimi margini di miglioramento, però a me già è piaciuto ieri come ha giocato come difensore centrale e ripeto, secondo me è molto tecnico, quindi può essere il nuovo Bonucci. Non credo che possa giocare titolare come Bonucci, però quando servirà, credo che sia perfetto insieme a Rugani, perché diciamo Rugani è un po' quello che un tempo era lo stopper. Cioè Rugani è proprio il difensore centrale, sicuramente molto tecnico anche lui, ma tecnico no, da un punto di vista dell'interpretazione, del suo ruolo, quindi posizione in campo, posizione rispetto all'avversario. Mandragora invece è tecnico con la palla, è uno che imposta, che riesce, ad uscire palla al piede, dalla difesa, che è una cosa che ci mancherà senza Bonucci, perché non possiamo uscire palla al piede con, Chiellini, chiaramente. E quindi penso che sia un po' il libero di un tempo, così come appunto lo è Bonucci. Quindi, da questo punto di vista, di interpretazione del ruolo si assomigliano. Io sono veramente molto entusiasta, molto curioso di vederlo giocare perché, ragazzi, secondo me è veramente un gioiello. Quindi, abbiamo probabilmente 5 difensori questa stagione. Stiamo benissimo da questo punto di vista perché, quando servirà, potrà entrare, potrà giocare anche Mandragora. E poi insomma ripeto abbiamo De Sciglio che secondo me farà grandissime cose grazie ad Allegri e ma questo va detto ragazzi Allegri è un mago cioè io non mi stanco mai di dirlo però sono anche stanco del fatto di doverlo sempre ripetere perché non lo leggo in giro non lo sento dire in giro Allegri è un mago ragazzi cioè se adesso diciamo la verità Bonucci è diventato comunque forte con Conte ma è diventato fortissimo come difensore con Allegri in questi 3 anni con Allegri si è perfezionato ed è diventato il più forte del mondo. Io l'ho detto, lo ribadisco anche adesso, è andato al Milan, è il più forte del mondo per quanto mi riguarda, resto coerente, insomma. Quindi possiamo veramente vedere bene nel futuro, essere fiduciosi perché può essere sicuramente un altro grande gioiello della Juve, Mandragora come Rugani che in 2 anni, anche giocando poco, è cresciuto tantissimo grazie ad Allegri e ai compagni di squadra. Insomma, tante note positive, nota positiva anche Bentancur che ha giocato sicuramente bene da trequartista, quindi anche lui, ecco, anche questa forse se vogliamo è una novità perché noi fondamentalmente non sapevamo l'impiego corretto di Bentancur, ce lo immaginavamo tra i tre centrocampisti centrali, invece probabilmente potrà essere utilizzato lì davanti, anche se poi si apre il discorso della possibilità dell'acquisto di Keita, della possibilità di partenza di Cuadrado, insomma, poi questo magari ne parlo domani, domani che tra l'altro è il giorno delle visite mediche di Bernardeschi per l'appunto, quindi parliamo sempre del trequartista, ma insomma, per oggi va bene così, ci aggiorniamo domani per il calciomercato, quindi ovviamente iscrivetevi al mio canale in modo tale che ricevete anche le notifiche se volete sui nuovi video, intanto lasciate i vostri commenti dicendomi come avete visto, se avete visto Juventus Barcellona 1-2, come avete visto Mandragora e tutti gli altri, seguitemi su Twitter Simone Avsim e cliccate mi piace alla mia pagina Facebook Simone Avsim Juve. Sempre forza Juve!